ormai è diventata quasi, per noi è diventata un appuntamento fisso all'interno dei playoff, una squadra di qualità che rispettiamo molto perché è una squadra sicuramente di grande qualità, forte, ma che naturalmente non temiamo, soprattutto per il fatto che noi, come io avevo detto prima dell'ultima partita di andata, eravamo un po' alla ricerca di una quadratura di noi stessi e credo che l'ultima partita di Brescia abbia dato un po' questo senso di solidità che stiamo cercando di ritrovare e in quest'ottica l'attenzione è molto rivolta al fatto di disputare un playoff molto solido, molto compatto come senso di squadra e con grande forza mentale, al di là dell'avversario, senza naturalmente mancare di rispetto a nessuno. Arriviamo a questo playoff con una situazione che non è per niente dissimile da quella di Brescia per quanto riguarda la situazione della squadra, anzi si è aggiunto ieri purtroppo una piccola scavigliata di Watt che valuteremo domenica perché è successa ieri, quindi non si allenerà fino a domenica. Quindi in quest'ottica la situazione è una situazione diciamo di emergenza dove però la squadra deve reagire compatta di squadra, abbiamo a pensare alla prima partita in casa con il nostro pubblico. E ripeto, il mio obiettivo è quello assolutamente di portare la squadra in una condizione psicofisica più solida possibile per affrontare questo playoff. Ripeto, ricordandoci che abbiamo condotto per 8 mesi una stagione regolare che ci ha visto tra il primo, il secondo e il terzo posto, e queste cose non succedono a caso. Però ecco, il nostro obiettivo è assolutamente avere questa compattezza, sapendo che davanti abbiamo un signor avversario, come ha dimostrato in questi ultimi 3 anni, con grande merito.